Buongiorno, 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 benvenuti e bentornati in un nuovo vlog. Nuova giornata, inizio a carburare, ragazzi, inizio a carburare perché finalmente la casa prende una forma più pulita. Ho iniziato con la mia dieta, taglio calorico effettuato, ma sto bene perché, come sapete, non è che faccio la fame, cucino sempre, quindi mi preparo delle cose buone. Peraltro, ho appena pubblicato un reel su Instagram, ve lo lascio qua l'account, dove vi faccio vedere una giornata tipo che ho fatto ieri, però ne farò altre, farò varie giornate tipo, pubblicherò i reel. Ma adesso c'è da andare a fare la spesa perché avrò il rossetto sui denti. Spero di no. Devo anche lavare i capelli perché ieri mi sono allenata. Sono ancora in tenuta super estiva perché c'è caldo, quindi ho una magliettina a righe e gli shorts di jeans. E devo andare a fare la spesa perché non c'è più niente. Ma prima di andare a fare appunto la spesa, devo prendere i miei integratori. Quindi, vabbè, questo no, perché è la melatonina che prendo alla sera. Però devo prendere le Daily Vitamins, quindi sapete che collaboro con Foodspring, quindi io prendo i loro integratori. E devo prendere Omega 3 Daily Vitamins, appunto, prima di andare a fare la spesa, poi questa sera. Energy Aminos e Recovery Aminos, pre e post workout. Sempre siano lodati, perché senza di loro lo sprint per andare a fare l'allenamento sarebbe molto 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 poco. La creatina, diciamo che questi sono gli integratori. Manca lo zinco e il magnesio che mi sta arrivando, che prendo prima di dormire. Questi sono la mia triade più appunto energy recovery che prenderò stasera, pre e post workout. Per cui andiamo con due di omega 3, ragazze, super importanti gli omega 3, soprattutto se non mangiate abbastanza pesce azzurro, perché contengono appunto gli acidi grassi importanti per le buone funzionalità cardiovascolari. E dopo una certa età fate cardio regolarmente, quindi muovetevi e mangiate pesce azzurro e comunque seguite un'alimentazione che vi dia un buon apporto di omega 3, che sono importantissimi per la funzione cardiovascolare, o integrate. Io integro perché qua a Milano non è che sto pesce lo mangi così tanto. Poi multivitaminico, due capsule di Daily Vitamins, e poi invece a pranzo, quando mangerò un pasto con i carboidrati, quindi un pasto glucidico, la creatina. Perché la creatina viene veicolata nel muscolo proprio dai passi glucidici, quindi dai carboidrati, ed è un volumizzatore muscolare eccezionale, il mio preferito per quanto riguarda l'allenamento con i pesi, come integratore intendo, e quindi mi permette di avere questi bei muscoletti belli, sodi, compatti. Detto questo, ovviamente, se volete acquistare anche voi qualcosa, come sempre lo sapete, collaboro con loro da anni, vi lascio in info box il link ai prodotti e anche il codice sconto del 15% che vale sempre tutto l'anno e su tutto tranne che sui prodotti scontati. Quindi vado ad assumere i miei integratori, vado a fare la spesa, non vedrete la spesa perché vi farò uno svuota la spesa, mando la sigla perché poi ci vediamo dopo, durante la giornata. Spesa messa a posto, ho fatto il pranzo, ho editato il vlog che dovrebbe essere online, quindi se non l'avete visto ve lo lascio qua. E niente, vado in palestra ovviamente, ragazze. Mi vedo già meglio, ma non mi vedo al massimo. Non vedo l'ora di tornare un pochino più in forma. E sono molto scarica perché c'è ancora molto caldo. Infatti sia benedetto l'Energy Aminos che mi dà sempre quel boost che mi aiuta insomma allenarmi. Questo io sempre solo limone. Molte ragazze mi hanno detto: Silvia, ho provato il limone, non mi piace, mi piace tanto la mela verde, che è qua. Io la odio la mela verde, ragazzi, ma non nel senso cosa di Foodspring, odio la mela verde in genere nella vita come gusto, e quindi a me non piace. È una questione di gusti, ce ne sono tanti, scegliete quello che fa più per voi. Io questo lo porto al mio compagno, vediamo se a lui piace. Io non amo la mela verde, mentre quello al limone lo trovo strabuono, è proprio quello che mi piace più di tutti. Quando torno invece prendo questo che prendo all'arancia, io vado per gli agrumi, però al di là del gusto
è proprio un prodotto che io adoro, perché mi permette proprio di... Ok, sono alla fine della giornata, non ho energia, prendo gli Energy Aminos, mi sento un minimo più appunto sprintosa. Contiene guaranà e contiene caffeina e piperina, oltre al pool di aminoacidi, tra cui anche i BCA, quindi gli aminoacidi essenziali. Per me è un prodotto, cioè mai senza, non riesco proprio a farne a meno, mi sembra... cioè, mi dà proprio la carica, ecco, quindi adesso lo prendo, poi questa sera non vedo l'ora di andare a dormire perché sono cotta. Secondo me questo caldo ancora mi fa stancare, cioè non faccio granché durante il giorno, arrivo a sera che sono bollita, non lo so come mai. Comunque, al di là di questo, adesso mi vado ad allenare e poi dopo vediamo. Buongiorno, buongiorno. Allora, the day after, ieri dopo la palestra ero cotta, ho accusato il colpo di questi primi allenamenti, molto stanca. Comunque, la casa procede nelle sue fasi di pulizia, bucato, tutte quelle cose, non so, mi sembra di avere il caos, ma ho lavato anche le valigie, tipo i borsoni, quelli di tela, lavati, tutti i telimare, insomma, vabbè. Chiuso questa parentesi, voglio rifare appunto lo smalto. Non so se rifare questo colore, che è quello di Bella Oggi, o fare un bel rosso. Forse ho voglia di un bel rosso, non lo so. Comunque, sicuramente devo fare pulizia viso accurata, perché ragazzi, dopo 3 settimane di mare, con protezione solare, tutti i giorni spalmata più volte, perché era veramente un'ossessione, in modo da non avere alcuna macchia, devo dire che tra cappello, occhiali e super protezione è andato tutto come doveva andare, e è il momento però di fare una pulizia accurata. Poi, capelli, voglio fare una bella maschera nutriente pre-shampoo, che infatti adesso vado ad applicare mentre cucino, perché devo fare il ragù di funghi. Voglio fare la polenta con ragù di funghi. Se avete visto il mio video svuota la spesa, l'ho detto, ma se non l'avete visto e vi interessa, ve lo lascio qua. E manicure, appunto, l'ho detto, e pulizia viso. Inizio dalla pulizia viso. Ho lavato bene il viso con i miei soliti metodi, quindi detergente viso e il Foreo, ma adesso devo andare assolutamente a aspirare i punti neri. Come sapete, da mesi ormai collaboro con Luxury Confidence, lo dico così nel senso che sono sicura che lo sappiate, quindi non è una novità, mi trovo benissimo con il loro device e lo uso sempre una volta ogni 10 giorni. Devo dirvi che all'inizio ero un po' più frequente, tipo una volta alla settimana, adesso anche 10 giorni, 2 settimane, perché ovviamente i miei pori sono sempre più puliti, però dopo le vacanze adesso sarà un po' un disastro secondo me. Come funziona? Funziona con il metodo della aspirazione, quindi ha un'aspirazione con 4 velocità, non abbiate paura perché potete scegliere quella più blanda e iniziare così a vedere come reagisce la vostra pelle senza nessun problema, e praticamente fa una sorta di sottovuoto e vi tira fuori lo sporco dai pori. Sì, facciamo gli scrub, sì, facciamo le pulizie del viso con tutti i nostri detergenti quotidiani, eccetera, ma ragazzi, in certe zone i pori sono dilatati e non tornano a chiudersi. Possono essere degli effetti temporanei dati da primer, quando ci trucchiamo dice restringe i pori, magari quel siero che dà quella così effetto ottico di pori un pochino ristretti, ma in realtà i pori in certe zone sono più larghi e ci si butta dentro lo sporco. Quindi io ho proprio sperimentato che per me l'unico metodo valido per tirar fuori lo sporco dai pori è appunto aspirare quello che c'è dentro. Quindi vado con la mia solita pulizia, dopo voglio fare una maschera, ce l'avevo qua, ok, voglio fare una maschera allo ialuronico, utilizzerò questa di Ava,
quindi vado a fare un bel impacco super idratante, perché ovviamente la pelle con l'estate, sì, ok che sono stata molto all'ombra, protezione solare, capello, occhiali, bla bla bla, ombrellone, però insomma ha bisogno di tanta idratazione quando torno dal mare. Però, bando alle ciance, vi faccio vedere. Allora, lo accendo, lo tengo alla velocità più blanda, o diciamo a 2 oggi, perché me la immagino piuttosto sporca, e vado, semplicemente tendo la pelle in modo che sia bella tesa e lui possa, vedete, fare la sua funzione di sottovuoto. Vedete che alla 2 è veramente blando, e basta, mi pulisce bene il naso, mi pulisce bene tutti quanti i pori di questa zona. Io lo passo anche qua. Aspettate, ok, questo era. Lo spengo un attimo, se no non si sente nulla. Prima di continuare vi dico che ovviamente ho, come tutte le volte che ve lo faccio vedere, insomma perché collaboro con loro, ho la promo Angolo 100 che vi dà 100 euro di sconto. In info box trovate il link, cliccando andate sulla pagina e potete appunto inserire Angolo 100 e avere il vostro sconto sul device. Ma adesso andiamo a pulire benissimo la pelle. Pulizia terminata, quindi mi sento il naso super pulito, ragazzi, veramente super pulito. Di regola cosa faccio? Prendo un pad di cotone e vado con un po' di tonico astringente, vado a recuperarlo. Ok, ci vado a mettere il Glow Tonic di Pixi, che è anche all'acido glicolico, quindi comunque mi dà anche un po' di esfoliazione al viso, che in questo periodo mi fa piacere avere, insomma, perché quando ci esponiamo al sole la pelle tende un pochino a ispessirsi e quindi ha bisogno di essere esfoliata maggiormente, appunto esfoliata e pulita. Quindi in questo periodo mi piace utilizzare la sera il tonico al glicolico, mentre la mattina sto usando quello alla caffeina, però adesso faccio un'eccezione e questo lo metto appunto anche al mattino, proprio perché avendo fatto la pulizia mi piace passarlo appunto sul viso. E vi faccio vedere come, nonostante io abbia appena pulito il viso, va ad asportare praticamente un po' di quella che è probabilmente lo strato di cellule morte che sono abbronzate. Quindi vedete che è un pochino colorato il pad di cotone, no? Perché appunto inizia ad andare a sciogliere lo strato cheratinizzato probabilmente di cellule che abbiamo sul viso, e niente, quindi lo amo particolarmente. Ora mi faccio una bella maschera e completo appunto la pulizia del viso. Mi raccomando, se siete interessate al Luxury Confidence, vi ricordo che in info box vi lascio Angolo 100, che è appunto il codice sconto del device. Ma adesso maschera, via con la maschera, vado a mettere questa e la lascio in posa sul viso. Adesso devo controllare quanto, ma dice 10 minuti, ok, quindi la vado a mettere su tutto il viso e nel frattempo mi vado a preparare il mio ragù ai funghi. Okay. Faccio un bello stratone, ragazze, in modo da idratare bene. Vi lascio anche di questo il link se la trovo. A me è stata inviata, ve l'avevo già detto quando l'ho ricevuta, ma ovviamente è un prodotto nuovo, quindi presumo la si possa reperire facilmente. Se la trovo ve la lascio. L'ho già provata, non è la prima volta, ed è mega idratante, ragazze. Avon fa degli ottimi prodotti, questo mi è piaciuto veramente tantissimo. Vi faccio anche vedere cosa faccio per i capelli. Adesso vado a bagnare tutta questa lunghezza con l'acqua e poi ci vado a mettere tipo l'Olaplex 3 di Revolution. Ok, capelli bagnati, ci vado a
tamponare un po' appunto l'asciugamano in modo che non mi coli lungo il corpo, quindi ok. Poi ci vado a mettere su tutta la lunghezza, l'ho già utilizzato anche in Sardegna, quindi non me ne rimane molto. Anche di questo vi lascio il link perché l'ho trovato su vari siti e credo che si possa trovare anche nelle OVS forse, ma non ne sono sicura. Io l'avevo cercato e non l'avevo trovato. Ne metto una bella noce abbondante perché mi sento i capelli secchi, ecco, dopo 3 settimane di mare, nonostante io li abbia veramente trattati bene, ci abbia messo sempre l'olio quando ero in spiaggia, i prodotti appunto solari specifici per capelli, però no. Ok, metto anche qua sopra e adesso avvolgo e fermo con una bustina di plastica in modo che rimanga umido, perché se lo lascio all'aria si asciuga. Ok, vedete, uso una cuffia da doccia in modo che li tenga isolati. Faccio così, metto la cuffia da doccia doppia, così, e poi blocco. Ok, e lascio così in modo che rimanga bello umido e agisca per più tempo possibile. Nel frattempo lascio agire anche la maschera, vado a fare ragù e mentre il ragù cuoce tolgo via lo smalto. Ok, tempo di posa fatto, vado a sciacquare, skin care, e poi tolgo questo rosso bianco, rosso bianco, rosso bianco. Allora, ho fatto il rosso, un bellissimo rosso rimmel, ragazzi, è stupendo. Se mi si sminchia, mi incavolo, perché adesso devo fare i capelli ed esco per fare un aperitivo. E stasera non mi alleno perché ho già dato tanto, questa settimana sono un po'... Poi sta per venirmi il ciclo, lo sento che è lì, quindi non è il massimo che io mi alleni, insomma, sono un po' stanca. Utilizzerò due prodotti che ho utilizzato molto durante le vacanze, ho quasi terminato uno dei due, vi faccio vedere. Allora, questo è insomma un boccione, quindi secondo me è più o meno a metà, mentre questo è praticamente finito, è della Laughter Sunshine Mask pH 4. Credo abbia appunto un'applicazione, sì, un'applicazione c'è. Mi sono piaciuti tantissimo, ragazzi, li ho usati moltissimo durante le vacanze insieme a qualche altro prodotto che poi vi farò vedere, cioè proprio perfetti per i capelli una volta tornati dalla spiaggia, districa in maniera immediata questa, cioè, ma anche questo, troppo troppo buono sui capelli, la maschera la mettete. Capelli nuovi, subito super pettinabili. Quindi adesso vado a lavarmi i capelli, farmi la piega, esco per l'aperitivo e noi ci vediamo domani. Buongiorno, buongiorno ragazzi, ieri ho avuto un episodio di pressione bassa, sono comprata i tronchetti di liquirizia, che io soffro di pressione bassa da sempre, e quando mi succede, tronchetti di liquirizia, però era proprio bassa ieri, cioè la minima 43, vi dico solo questo, tipo la massima 85. Perché c'è stato veramente tanto tanto caldo. Vabbè, così inizio la giornata comunicandovi il bollettino medico. E... non so, magari sarà anche che appunto, come ho detto, mi deve venire il ciclo. Se magari si degna di arrivare, perché sono lì in quella fase che, mamma mia, non sto per niente bene. Comunque, oggi c'è ancora un botto di caldo, ci saranno 32-33 gradi. E quanto mi piace il rosso, faccio così, si vede il rosso bello. Comunque voglio andare in giardino a trapiantare il basilico, ragazze, perché ho comprato le 4 piantine, ma se non le trapianto nel vaso di terra bello grosso, poi non mi cresce bene. E dopodiché fra tipo un'ora, un quarto, un'oretta devo andare dal dottor Bottino per i denti, che mi dovrebbe consegnare le nuove mascherine. E sono al terzo ciclo, quindi con questo diciamo che ho finito il primo ciclo. No, veramente, no, sì, con queste sto finendo il primo ciclo, sono alla prima rifinitura, in sostanza. Anche se questo è tipo una sorta di già prima rifinitura, perché abbiamo stoppato il primo ciclo di mascherine un po' prima del previsto, erano 59, ci siamo fermati intorno alla 40ª,
anche di più, 44esima, 45esima, e le ultime non le ho usate, ma me le ha rifatte perché ha ripreso le impronte, quindi è già una sorta di rifinitura. Però adesso facciamo un'altra rifinitura perché ancora non siamo soddisfatti del risultato. Fra guardate quanto sono dritti, ve li ricordate i miei denti storti, mamma mia. Comunque non vedo l'ora adesso di andare da lui e sentire un po' cosa mi dice. Quante ne dovrò fare ancora, ragazze? In totale erano 59 e praticamente le ho già fatte, anzi ne ho fatto anche qualcuna in più, perché non mi ricordo a quanto mi sono... Ne ho fatto 14 in questo primo ciclo, ma ero già tipo a 48 quando mi sono fermata. Sì. Quindi secondo me ne ho fatto tipo 63-64 di mascherine, però dovrei controllare oggi, dopo ve lo dico perché chiedevo al dottore che non mi ricordo bene, e adesso mi deve dare le nuove e non so quanti mesi ci sono insomma da fare, lo scoprirò solo stasera. Volo in giardino per trapiantare appunto il basilico e poi vediamo. Allora, eccomi tornata, aspettate, ok. Allora, ho fatto le scansioni, quindi in realtà devo tenere ancora questa mascherina, poi devo metterne un'altra e arriveranno le nuove. Dovrei avere ancora un 6 mesi di trattamento, ma a spanne. Il dottore non ha ancora elaborato ovviamente il piano, perché mi ha appena fatto le scansioni, ora lo elaborerà e poi manderà appunto la richiesta di creazione delle nuove mascherine. Però sta andando molto bene, c'è ancora un po' da lavorare, quindi vi farò diciamo un aggiornamento magari quando fra una ventina di giorni circa dovrei ricevere le mascherine. Nel frattempo volevo raccontarvi un po', ragazze, qualcosa di beauty, perché da un po' di tempo che ho sta cosa di tirar fuori il beauty e dirvi quali sono le cose che mi sono piaciute tanto, che ho utilizzato, delle cose che ho portato in vacanza, quindi volevo farvi un attimino un check veloce del beauty, trucchi. Inizio con questo prodotto che in realtà è il tonico che uso la mattina, ma è anche una mist che uso per fissare il trucco, è pazzesco. È il Pure Energy Caffeine Mist di FaceD, mi piace da morire, ha una nebulizzazione pazzesca, cioè proprio strafine, lo uso per terminare il trucco, fissarlo, rinfrescare, cioè proprio uno dei prodotti dell'estate stra preferiti. L'ho utilizzato per la prima volta quando sono andata in Sardegna, quindi neanche a Lampedusa, ma in Sardegna, quindi dalla fine di luglio, quindi neanche un mese ad oggi esattamente, quindi mi durerà un 2 mesetti. Questo è ottimo, vi lascio in info box le mie cose preferite di queste qua, quantomeno, cioè questo stra preferito. All'ultimo momento ho cambiato la palette da portare, non so se ve lo ricordate, scegliendo la Tartelette Toasted. Adesso penso che inizierò a provare l'altra, quella in Bloom, per cambiare, ma questa l'ho consumata, ragazze, l'ho stra utilizzata, ce l'ho su anche adesso, è pazzesca. Se state cercando una palettina dai toni naturali da acquistare, niente, questa io ve la super consiglio. Si usano tutte le tonalità, è perfetta per fare dei trucchi, se vi piace appunto truccarvi con le tonalità naturali, qualità eccelsa, ed è molto ben calibrata perché vedete ha una bella selezione di scuri, di medi, di doratini, cioè proprio
buonissima, l'ho usata tantissimo, quindi stra mega promossa. Poi ho usato moltissimo il Beautiful Skin di Charlotte Tilbury, ce l'ho su anche oggi. È veramente figo questo prodotto. Ho utilizzato tanto anche il Tarte Seamless, non ce l'ho qua, no, sì, che Seamless, il Tarte, sì, Hydroflex, e nel caso ve lo lascio appunto qua fotografato, è molto molto buono anche quello. Ho alternato questi due, mi piace da morire. Questo che ho di Charlotte è il numero 6. Mi piace da impazzire come fondotinta estivo. Contouring preferito dell'estate, appunto lo uso per andare a dare quel tocco di abbronzato in alcuni punti del viso, soprattutto perché non prendo sole in viso diretto, tengo quasi sempre occhiali, sempre, senza quasi sempre, solo giusto per qualche foto, e il capello che ho levato giusto per delle foto, per cui mi piace bilanciare, perché sennò qua sono più scura che in viso. E questo è il Matchstick di Fenty Beauty nella tonalità mocha, e lo sapete, lo uso sempre, ne ho usato parecchio, ma nonostante questo vedete quanto, ecco, vedete quanto è rientrato, e lo uso da più di un anno, quindi dura veramente tantissimo, è un mega ottimo investimento. Poi correttore mega preferito, lo sapete, ma proprio lo eleggo a correttore della vita. Credo che sia uno dei correttori che ho preferito in assoluto da anni e anni a questa parte, ed è un low cost, ed è l'Astra Long Stay Concealer. Pazzesco, ce l'ho su anche oggi, quello che sto usando è il numero 4, appena finisce lo riprendo, fantastico. Le matite di Nabla, questa qua è diciamo la mia scoperta dell'estate, prima di questa ero super affezionata alla 2, la 2 l'ho finita, l'ho ricomprata, però poi avevo iniziato a sperimentare, diciamo, trucchi con questa, e questa è la numero 7 e la uso sempre. È questo marrone che ho anche in questo momento, lo uso per fare diciamo la struttura cremosa del make up, che poi vado a sfumare leggermente e nel caso a rinforzare con un po' di polveri. La amo questa matita, mi piace tantissimo. Poi Cipria di Charlotte Tilbury, lo sapete, ormai l'ho praticamente terminata, ma la riprenderò di sicuro, non esiste nulla, forse la Nabla Close Up, ma preferisco lei, questa qua, e sapete che la Nabla Close Up è stata in cima alle ciprie della vita per un sacco di tempo, però forse la Charlotte Tilbury mi piace di più, ed è la numero 2, la Medium. Poi, blush che mi sono piaciuti tanto, vabbè, uno di Nabla del vecchio, non ve lo cito perché non esiste credo più, però ho usato tantissimo il Gogo Tint di Benefit, che è questo blush liquido, vedete che ha questo bel color fragoloso, però si sfuma molto bene, da questo effetto di, scusate, mi ha dato qualcosa nell'occhio, questo effetto di gote salutare. Poi, rossetti, lo sapete anche qua, sono due rossetti liquidi di Wycon. Un rosso, che è il rosso ciliegia, che ormai è terminato, credo di doverlo ricomprare, perché quando metto dentro il bastoncino sento che non c'è più nulla. Sta andando, ma è il mio rosso preferito. E poi questo che invece ho preso da poco, e vi lascio il numero sotto perché non lo leggo. Dicevo, ve li lascio scritti, sono dovuta andare in bagno, ragazze, a lavarmi la lente perché mi è entrato qualcosa e mi dava troppo fastidio. E poi, direi che ho terminato, perché le altre cose sono cose vecchie che non vi posso, diciamo, non vi posso dare spunti, perché sono delle matite di Kiko che non sono più in produzione. Una è una sorta di marrone molto scuro e l'altra è una sorta di color rame. E poi una matita nera, niente di che. E niente, queste altre cose no, perché non c'entrano con quello che vi voglio dire. No, terminiamo così. Queste sono le cose, diciamo, che ho utilizzato di più in assoluto durante quest'estate, quando mi truccavo. In pratica mi sono truccata quasi sempre con questi e con il blush di Perricone, che in questo momento non ho qui e ho dentro, e anche quello magari ve lo lascio qua. È un blush che vi avevo fatto vedere, e praticamente ho usato quasi sempre quello in Sardegna, solo che adesso che sono tornata mi è preso il trip di questo di Nabla,
che ho ritirato fuori, mentre quello di Benefit lo alternavo a quello di Perricone, perché in Sardegna ho utilizzato più quello di Perricone. Ve lo faccio vedere. Allora, ho colto l'occasione anche di prendere il fondotinta di Tarte, che è questo. Ce n'è non tantissimo, perché l'ho usato tanto tanto tanto. Sono i due che mi sono piaciuti di più, quindi lui, che è il numero 365, è il medium tan sand, mentre quello di Perricone, il blush di Perricone, è questo qua, che è un'unica tonalità, cioè esiste solo questo, ed è praticamente questa sorta di, vedete, blush fatto come un gloss, lo vedete così, lo sfumate ed ha questo aspetto di gota naturale. Lo usavo tanto anche per andare in spiaggia, perché mi vedevo, non prendendo sole, mi vedevo particolarmente pallida rispetto al corpo, quindi facevo queste gottine un po' rosse, magari poi non lo riapplicavo durante il giorno, però mi sentivo più a posto, almeno per uscire di casa quando andavamo, magari, che so, a fare la spesa prima di andare in spiaggia, così in pubblico mi sentivo più a posto. Ovviamente avevo sotto la protezione solare, poi riapplicavo la protezione solare durante il giorno e quindi magari credo che si perdesse un po', però l'ho veramente strautilizzato, infatti credo di averne consumato tanto del genere, ragazzi, lo metto tutti i giorni, anche la sera, praticamente ho usato quasi sempre lui e quello appunto di Benefit. Avevo anche quello in polvere, ma ho usato quasi sempre le creme. E niente, questo è stato praticamente il mio kit di trucchi. Adesso li ho trasferiti in questo beauty che avevo preso, credo, da Primark, non me lo ricordo nemmeno. È praticissimo ed è praticamente qua, sempre pronto, perché quando vado a casa del mio compagno me lo porto dietro, e adesso andiamo a fare un weekend al mare, nelle Marche, e quindi ce l'ho pronto così, insomma, lo lascio così pronto, non lo devo disfare, perché... quindi lo lascio così pronto, perché poi così ce l'ho per il weekend, me lo porto dietro ed è pronto. Bene, detto questo, io fra poco vado appunto in palestra, vado ad allenarmi, e quindi niente, adesso mi metto un po' al computer, termino un po' il pomeriggio di lavoro, perché ancora posso aspettare un'ora e mezzo per andare ad allenarmi, e noi ci sentiamo più tardi. Voilà, pronta per andare in palestra, mi devo ancora cambiare, ma prima prendo gli Energy Aminos e preparo appunto i recovery per dopo. Questi sono quelli a limone che prendo prima di andare, ragazzi, sono KO. Sono contenta che sia ancora estate, ma tutto sommato c'è una parte di me che quasi non vede l'ora che arrivi l'autunno, perché a me il caldo ultimamente negli ultimi giorni mi sta sfiancando. Sarà che appunto la pressione è bassa, per cui probabilmente è questo. Chiudi bene, shaker. Quindi se siete nelle mie condizioni di avere un po' di svogliatezza, e vi serve appunto un po' uno sprint per iniziare, ricominciare ad allenarvi, non so se avete smesso, dovete riniziare, non avete mai smesso, dovete incominciare proprio dall'inizio, non so, fatemi sapere come sono i vostri buoni propositi fitness in pratica. Dovete riniziare, avete iniziato, dovete pensare di iniziare per la prima volta, ditemi voi. L'altro invece me lo porto dietro, appunto, all'arancia, ed è appunto il pool di aminoacidi che prendo per il recupero, quindi post workout, sempre un cucchiaino, li porto così nello shaker, e poi porto l'acqua che devo appunto finire di travasare, per quello avevo l'imbuto, perché stavo appunto travasandola e poi dopo mi sono, l'ho mollata lì dietro, ma la sono dimenticata. Sono le 9, quindi non è assolutamente presto. Non volevo andare così tardi, però dovevo finire un lavoro per forza, quindi mi sono intrattenuta. Buongiorno, buongiorno, è mattina. Poi ieri vi stavo parlando, prima di andare in palestra, il filmato si è tipo interrotto, ma io non me ne sono accorta, pensavo che la macchina stesse continuando a registrare, evidentemente in quel punto, non so, si è interrotto, però non si è spenta la macchina, se no avrei visto che si spegneva, non lo so, si è interrotto, perché dopo un tratto di registrazione si interrompe, però non so, indagherò su questa cosa. Comunque, mattino dopo ho deciso di registrare la clip perché vi volevo appunto salutare. Mi sono svegliata da poco, finalmente sto riuscendo a riprendere i ritmi, mi sono svegliata alle 7, grande successo, non proprio quello che vorrei, perché io mi voglio svegliare almeno 6 e un quarto,
era il mio orario pre-vacanza, pian piano ci riuscirò. Ditemi se voi siete tornate nel mood. Io ancora faccio fatica, ho i capelli da lavare, ieri mi sono allenata e voglio fare un trattamento nutriente. Quindi farò un impacco con questa maschera nutriente a base di Rose Hip e Argan Oil di pomelo, c'è l'accento appunto sulla E, e poi dopo li laverò. Vi faccio sapere come mi trovo, l'avevo già fatta e mi ricordo che mi era piaciuta, però non me lo, cioè, è passato un po' di tempo, l'avevo usata tipo a dicembre, quindi insomma ormai sono passati 8 mesi, sembra vero, possibile, impossibile. Devo anche ripristinare un pochino la manica, vedete, quando succedono queste cose e il resto delle mani sono a posto, voi come fate? Io vorrei andarci fuoco, vorrei andarci sopra solo con lo smalto nel punto giusto. Bene, comunque ragazzi, chiudo il vlog così ne inizio subito un altro. Vi ricordo, relativamente al prodotto che vi ho fatto vedere per la pulizia del viso, il Luxury Confidence, che vi lascio nell'info box il codice sconto e il link. Nei prossimi giorni vi registrerò un video sui prodotti preferiti dell'estate, le 6 d'ori manie, ma non solo beauty, vi farò anche un po' così le cose che mi sono piaciute di più a livello anche di look, a livello di cose che ho utilizzato, non so, cibi, se ce ne sono stati. Devo indagare dentro me stessa per vedere un po' di fare un... ho fastidio agli occhi oggi, scusate, ma mi si è rotta una lente ieri e quindi ho una vecchia lente su quest'occhio, devo andare dall'ottico a ordinare le nuove, quindi forse questa mi dà un po' fastidio. Vabbè, comunque, arriva anche il video nuovo, io vi saluto così, inizio subito questa giornata lavando i piatti, che bella cosa, e poi mettendomi subito al PC a lavorare. Ho anche messo su la lavatrice, scusate, un toccare continuo gli occhi, ma prevedo un settembre di grandi spese, dentista, lente a contatto, chi più ne ha più ne metta. Va bene, se vi è piaciuto questo contenuto mi raccomando supportate il canale, se vi piacciono i vlog, se vi piacciono i video che faccio, quindi iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate il like al video, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo contenuto, ditemi se oltre al video appunto di 6 d'ori manie vi viene in mente qualcosa. Ciao!